Siamo nel pieno di una seconda recessione e questo trend, se dobbiamo prendere per buone le previsioni, durerà tutto l'anno. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera in audizione alla Commissione Bilancio della Camera, aggiungendo che siamo in una situazione di non crescita da molto tempo. Per uscire dalla recessione dobbiamo accelerare su tutte le riforme strutturali in programma e su tutte le leve della crescita, ha affermato Passera, che ha spiegato che nei mesi scorsi il tema del credito è diventato un super tema, perché si è concentrata una serie di cause gravi. Mancanza di liquidità, aumento delle sofferenze, regole bancarie che hanno tolto altro capitale alle banche. Nel 2011 il fisco ha incassato dal recupero dell'evasione 12,7 miliardi di euro, il 15,5% in più rispetto al 2010. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. Nel 2011 l'amministrazione fiscale ha messo in campo 697.000 accertamenti, l'1,2% in meno rispetto ai quasi 706.000 del 2010. Nonostante la diminuzione dei controlli, la maggiore imposta accertata è cresciuta del 9,3%, superando la quota di 30,4 miliardi contro i 27,8 registrati nel 2010. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate.